Centinaia e centinaia di turisti lo sfiorano ogni giorno, eppure passa spesso inosservato. I nasi rivolti all'insù verso la cattedrale di Santa Maria del Fiore. Chi vedrà questo cerchio di marmo sul pavimento? E soprattutto, ma che ci fa lì? Sapete quando si dice un'opera d'arte che spacca? Ecco, a quanto pare lo scultore fiorentino Andrea del Verrocchio l'ha presa alla lettera, passando alla storia per aver ornato il culmine del Duomo fiorentino con un'enorme, pesantissima palla rovinata al suolo proprio qua giù. La sfera, progettata nel 1468 a perenne simbolo di perfezione e realizzata in rame, aveva infatti un problema con i temporali. Sembra attirasse tutti i fulmini di Firenze. E fu così che una sera del 1601, colpita da una scarica più forte delle altre, la palla cadde rovinosamente a terra, lasciando un segno ben profondo nella memoria dei fiorentini e per terra. In origine questa palla completava la costruzione della cupola più riconoscibile della città di Firenze, quella della cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Duomo della città. Ma facciamo un passo indietro. Di chi è questa cupola? È di Filippo Brunelleschi, il primo grande architetto rinascimentale. Vero e proprio fan dell'architettura romana e dei suoi principi base, Brunelleschi aveva deciso di aggiornarla al suo tempo. In particolare, Brunelleschi amava l'idea del modulo, cioè una misura di grandezza specifica, ripetuta per dare proporzioni equilibrate a un edificio. Questa proposta portava in voga un'idea di proporzione e armonia molto diversa da quella gotica. Guardate qui. In un altro progetto fiorentino, l'Ospedale degli Innocenti, Brunelleschi usa un solo modulo di riferimento. Tutte le altre parti dell'edificio sono multipli o sottomultipli di questo modulo. Complicato? Brunelleschi non era uno da farsi intimidire facilmente. La cupola di Santa Maria del Fiore, per esempio, era un progetto incompiuto da più di 100 anni. Infatti la cupola sarebbe stata troppo grande per essere sorretta dalle centine, le impalcature di legno che offrivano una base d'appoggio durante la costruzione. Ma Brunelleschi decide comunque di prendere in mano le redini del progetto. È il 1420 e Brunelleschi, sempre più appassionato di architettura romana, studia il Pantheon e realizza qualcosa di rivoluzionario a partire dalla struttura autoportante. La cupola, infatti, è costituita da una calotta interna, robusta e portante, e una calotta esterna più sottile, che riveste la struttura. Tra le due calotte vi è un intercapedine, uno spazio praticabile di 5 metri, fatto di scale e piccoli spazi vuoti, che aumenta il volume della struttura e non la appesantisce. Oltre a offrire un sistema di climatizzazione, ideato ben prima che esistesse l'aria condizionata, la calotta interna della cupola è realizzata con mattoni a spina di pesce. Un'alternanza di mattoni disposti in orizzontale e in verticale che assumono un andamento a elica, offrendo all'intera struttura solidità ed elasticità. Era un trucco già usato dai romani, cui Brunelleschi era ancora una volta debitore. È con tutti questi espedienti che Filippo Brunelleschi ha progettato una struttura che da 600 anni sfida la gravità. Almeno quando non ci sono temporali.